insegnante di religione in una scuola superiore, in un liceo classico, e quindi questo mi ha, diciamo, spinto a concentrarmi in particolare sul tema del rapporto tra la fede cristiana e la sua trasmissione, il suo annuncio e le giovani generazioni, oggi molto problematico. Quindi ecco, è nato da questa occasione di studio, ma anche da un interesse personale, visto che, diciamo, lavoro nel mondo dei giovani, e poi dall'opportunità di poter riflettere sul sinodo dei giovani del 2018 e su tutto quanto si muoveva attorno a questo sinodo. L'insegnamento della religione è stata, diciamo così, una finestra particolare, molto importante per me, perché nel corso degli anni io ho toccato con mano sempre di più, come anche tanti miei colleghi mi hanno confermato, il fatto che i ragazzi, gli adolescenti che incontravo a scuola venivano sempre di più da un ambiente familiare, sociale, culturale profondamente diverso da quello nel quale, per esempio, ero cresciuto io alla loro età. Ho notato sempre di più la provenienza ormai di tantissimi adolescenti, io direi la stragrande maggioranza, da un ambiente, da un sostrato familiare, culturale, sempre più lontano dalla fede cristiana, non tanto di ostilità, diciamo, di ateismo conclamato, ma di profonda estraneità al cristianesimo stesso. Questa poi è la tesi da cui parte il libro, la constatazione che ho avuto. Ormai anche i nostri ragazzi italiani, alcuni dei quali magari hanno ricevuto dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, stanno crescendo, come dice anche il Sinodo dei Giovani, senza Dio e senza Chiesa, ma soprattutto senza il Dio cristiano, in particolare perché non lo conoscono, oppure lo conoscono in maniera distorta. Ormai l'insegnamento di religione nelle scuole sta diventando per tantissimi adolescenti forse l'unica opportunità, l'unico contatto con la fede cristiana e direi anche con la Chiesa, perché poi fondamentalmente l'insegnante di religione è la Chiesa. Il modo di stargli vicino, prima di tutto, è mostrare la plausibilità e la credibilità della scelta religiosa, della scelta di fede, in un'epoca in cui la mentalità scientifica relega la religione, la fede cristiana anche nell'ambito di un sentimentalismo o comunque di risposte molto più vicine alla favola che non ad una certezza realmente poi perseguibile. In qualsiasi educatore, adulto, in qualsiasi cristiano, io credo che loro comunque debbano vedere che essere cristiani non significa non essere più uomini e non essere più uomini del nostro tempo. Cioè il cristianesimo è la pienezza della vita, non il sacrificio della vita. Spesso i ragazzi percepiscono per vari motivi, appunto perché non hanno avuto testimoni credibili o non hanno incontrato un'immagine di chiesa che li attraesse, che li facesse almeno interrogare, percepiscono la scelta di fede, l'appartenenza alla Chiesa come una scelta di minorità, di infantilismo, comunque di non piena umanità. Mai come oggi parole come felicità, libertà sono ricercatissime dai ragazzi e dai giovani e anche forse molto abusate. Il problema grosso è che spesso al posto di Dio si mettono degli assoluti che non reggono poi la prova della vita. Oggi i ragazzi, nel libro anche lo cito, stando tutte alle indagini sociologiche, nonostante le grandi opportunità che hanno, spesso sono soli però e spesso hanno problemi seri anche nella scuola, di relazione, problemi di ansia, a volte anche di depressione, insomma, gli manca sempre qualcosa. Ecco, io credo che un modo in cui anche l'esperienza cristiana può rendersi attraente ai loro occhi, credibile, è che loro trovino testimoni e quindi una chiesa alla fine che possa far vedere loro che la gioia che cercano, questa umanità piena, può veramente essere trovata nell'amore più grande, ma perché fa esperienza di quell'amore, senza limiti che andiamo cercando tutti, anche nelle persone, nelle cose. E poi hanno bisogno di vedere che questa fede
fede cristiana e quindi anche chi la testimonia dà origine ad un modo bello di vivere. Sono molto sensibili al dolore degli altri, quando ogni tanto abbiamo fatto esperienze di servizio, servizio ai poveri, non so, ecco, o a ragazzi che sono più in difficoltà, comunque questo li colpisce. Quindi anche esperienze di servizio che facciano vedere, insomma, che essere cristiani non significa viaggiare, no? Su nuvole, lasciare questa terra, ma essere veramente a servizio dell'uomo, no? Pienamente. Questo perché mancano gli adulti, soprattutto i genitori che trasmettono questo. E attraverso la testimonianza di testimoni credibili, questi ragazzi possano vedere che c'è una possibilità di senso alternativa, che poi è quella fondata sull'amore, che possano scoprire che sono infinitamente amati da qualcuno, che ripeto è la cosa che più cercano, lo cercano dai genitori, dagli amici, dalla scuola, dalla società, dalla politica. Vorrebbero che qualcuno dicesse: tu sei importante per me. Il sogno è che, ecco, anche la Chiesa possa essere sempre di più in ascolto dei giovani e possa creare esperienze, luoghi, momenti, possa mostrare un volto di sé e sia per i giovani, ecco, creare ed essere sempre di più una chiesa accogliente per i giovani.